l'Alba nasce dal feudo di Miccichè. Era una grossa masseria che gestiva tutti i terreni del circondario. Vive soprattutto di agricoltura, sì, è la risorsa principale. Insieme a mio fratello Alessandro abbiamo rilevato questa attività che era di famiglia. Abbiamo iniziato da subito a fare agricoltura biologica, contrariamente a quelle che erano le indicazioni dei genitori. Ci siamo un po' scontrati anche con la mentalità della zona. Molti facevano vergognare i miei parenti perché gli dicevano: "Ah, e fanno agricoltura ecologica", come se fosse una pratica di stregoneria. Fare agricoltura biologica significa anche ritornare a coltivare le vecchie varietà. E così la lenticchia è stata la prima che abbiamo introdotto in azienda. L'obiettivo è sempre quello di diffondere il prodotto più possibile. In questo momento si fanno poche produzioni, anche perché è difficile farne di più. È un prodotto che va fatto quasi tutto manualmente. Può coltivare anche alla maniera moderna, utilizzando i pesticidi, utilizzando i diserbanti, e per Slow Food questo non è concepibile. Io la mia proposta l'ho sempre fatta: perché non vi convertite in azienda biologica? Ci guadagnerete solamente. Le erbe non è che si tolgono solo col diserbo, il diserbo è nato 50 anni fa, prima del diserbo le erbe si toglievano manualmente e si possono continuare a togliere manualmente. Se riuscissero a superare questa cosa si troverebbero un mercato migliore.